Carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo in un nuovo video dedicato all'enigmistica e soprattutto ciao alla nonna che mi ha richiesto appunto dei cruci puzzle. Non avevo più niente in casa che contenesse dei cruci puzzle, dico la verità. Allora sono andata a scaricarmene qualcuno. Ne abbiamo tre, dai, ne facciamo tre insieme. E questo li ho scaricati da iltuocruciverba.com, che sono appunto cruci puzzle da stampare e da fare. E quindi cominciamo con il numero 56. Allora, facciamo così, e cominciamo con il numero 56, che è dedicato ai giochi da tavolo. Ecco qua. Allora, cominciamo con briscola. Ok, trovato. Qua. Vabbè, facciamo con i cerchietti. Briscola. Poi burraco. C'è la P, la U, la doppia R, quindi dovrebbe essere abbastanza visibile. Eccolo qua, burraco. Ovviamente la cosa migliore è sempre concentrarsi su qualche particolare della parola. Ad esempio, Cluedo, UE, cioè dovrebbe esserci la U e la E, ovviamente non la U accentata. Qua hanno messo una U accentata, mi pare di vedere. Ora non so se c'è qualche gioco con una U accentata. Sembrerebbe quasi una U accentata questa, sì, ma non vedo giochi con la U accentata. E allora probabilmente farà parte della frase risultante. Comunque, Cluedo, eccolo qua. Cluedo. Almeno in italiano si chiama Cluedo. Non in inglese, che se non sbaglio la pronuncia è Cluedo. Cluedo mi sembra che sia, perché Clue è il quando si indaga oh, che non mi viene l'indizio. Ecco, ho avuto proprio un vuoto micidiale. È l'indizio. Allora, concept, non lo conosco questo gioco. Comunque, cioè la P e la T, concept, e vediamo un po', concept, eccolo qua, concept, magari poi è un gioco che, a cui ho giocato ma non conosco il nome concept, probabilmente. Domino, sì, penso che ci abbiamo giocato un po' tutti a domino. Om, ma non è om, giusto? Eccolo qua. Domino. Domino. Go. Penso che vada bene questo. Go. Indovina chi. È abbastanza lungo, quindi potrebbe anche essere messo in diagonale. Però vediamo. Indovina chi? No, era messo in orizzontale. Indovina chi? Me lo ricordo anche quello con tutte quelle tesserine. Tac 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 tac, che faceva così. Hai i capelli rossi? No. Hai i capelli biondi? No. È femmina? No. È maschio? No. Labirinto. Secondo me ci abbiamo giocato un po' tutti, anche i più giovani. Secondo me qualche forma di indovina chi l'hanno fatta. Labirinto. Labirinto, eccolo qui. Labirinto. Ok. Poi Math Dice. Non ho ancora trovato nulla in diagonale. Chissà se c'è qualcosa. Boh. Comunque, Math Dice. Eccoli qua. Math Dice. Quindi i dadi matematici. Monopoli.
Monopoli, eccole qua, Monopoli. Paroliere. Pa. Mi sa che in diagonale non c'è nulla, mi dà quest'idea, non lo so, non ne ho ancora trovate, quindi no. Comunque, paroliere. No, pipa. Andiamo a cercare in ciò che non abbiamo ancora. Lì, eccolo qua. Paroliere. Olè. Pictionary. Beh, dovrebbe esserci anche qua una Y in fondo, quindi non è questa perché non vedo R attaccate. O è la stessa Y di prima di Monopoli. Sì, incredibile, ed è in diagonale. Pictionary, trovato. Risico, quindi K. L'avevo vista la K qua in giro, qui. Risico. Ah, cominciano quelle allora in diagonale. Risico. Oh, mamma mia. Perché ho le linee delle piastrelle e quindi non riesco ogni tanto a fare bene le linee. Ma vabbè, lo stesso, le righe. Risk. Risk. Di nuovo quindi la K. Vediamo se c'è qualche altra K libera, perché avevamo questo. Isk, X, anzi no, X, quindi risk. Non è questa K di prima. Vediamo se c'è qualche altra K libera. Isk, eccolo qua. Risk. Oh, scala 40, questo è bello lungo. Allora, scala 40. No, qua c'è scarabeo. Vabbè, me lo ricordo per dopo. Cucucu 40, eccola qua. Scala 40. Scarabeo, abbiamo detto che era qua. Shanghai, qui sotto. Tabù, eccolo qui. 3-7 l'avevo visto qui. Vabbè, mancano trivia 1 e Yahtzee. Allora, trivia. Eccolo qua. Trivia. Yahtzee. Yahtzee, eccolo qui. Andiamo a vedere le lettere che non abbiamo usato. L, A, La, C, Co, La, Cosa. Quindi La P, I, più, B, bel, la cosa più bella, poi c'è E. Poi t i v t i ver t i ver
divertirsi. In compagnia, ok, bella frase direi. Voilà, la cosa più bella è divertirsi in compagnia. Bene, allora andiamo a vedere il 65. 65 che ha cantanti. Cominciamo dall'Aguilera, quindi Cristina Aguilera. Aguilera, qua già ho visto Ciran ovviamente, ma lo togliamo dopo. Ag, questa no, questa ag no. E poi c'è quel UI, eccola qua. Infatti è il UI che mi ha attratta. Aguilera, perfetto. Bono. Quindi siamo negli U2. Bono. Bonovox. Allora, Bowie. David Bowie. Qua dovrebbe aiutarci la W. A meno che non mi casca prima l'occhio, ovviamente, sulla B, la O, eccetera, eccetera. Allora, vediamo. Dov'è che abbiamo la W? E quindi è qui. Bowie. Carey, Mariah Carey. Allora, qua abbiamo una Y, ma non è questa. No? E qui abbiamo una Y, ma non è questa. Qui abbiamo Presley, quindi non può essere qui. Ma Carey da questa parte, sì. Carey. Dion, Celine Dion. On, o se no, o di è talmente corto il nome che non so se scegliere di io on, non lo so. Vediamo anche qua quello che mi capita prima sott'occhio. Allora, on, no, on, nemmeno qui. Oh no, Dion, eccola qua. Celine Dion, Drake. Allora, Drake, eccolo qui. Dylan, quindi il grande Bob Dylan. Dylan. Allora, c'erano delle Y, eccole qua. Dylan. Ed Sheeran l'avevamo. Chissà come mai ha messo Ed Sheeran. Potevano anche mettere Sheeran soltanto, senza mettere Ed Sheeran. Gay, quindi Marvin Gay, eccolo qua. Jackson, quindi Michael Jackson. Quindi deve esserci una J, no? Jack, no? Jacka, questo lo vediamo dopo. Jackson, al contrario. Ok, Jackson. Poi Jagger, l'abbiamo visto prima, Mick Jagger. Quindi Rolling Stones. Lennox, Eurythmics, Annie Lennox. Eccola qua. Lennox. Madonna, va bene. Anche lei non ha bisogno di presentazioni, Madonna. Ed è qua. Madonna. McCartney, quindi Paul McCartney, quindi siamo nei... santa pazienza, Beatles. Chiedo scusa, ho avuto un attimo di defiance. Almeno suppongo che parlino di Paul McCartney, perché c'è un altro cantante McCartney, molto giovanissimo, ma non mi ricordo più come si chiama di nome. Vabbè, non mi viene in mente. Comunque suppongo che sia quel McCartney e non sia un altro. Allora, ehi, questo no. McCartney, eccolo qua.
Mercury, freddi. Vediamo se Uri, eccolo qua. Mercury. Michael, George Michael, Yuan. Quindi Michael. Michael, eccolo qua. MICHALE. Michael. La nostra Pausini. Qui no. Uno. Nope. Vediamo se qua in mezzo. Eccola qua. Pausini. Presley. L'avevo già visto prima. Quindi Elvis. Prince. Prince. Dove sei, Prince? Ah, qua guardate. Eccolo qua. Prince. Eros Ramazzotti. Quindi abbiamo le due Z. Ramazzotti. Lurid. Reed, eccolo qua. Rihanna, l'avevo vista qua. Rihanna. Rossi, quindi il nostro Vasco nazionale. Rossi, eccolo qua. Sinatra, Frank Sinatra. È qui. Sting. Perché secondo me da queste parti? Perché infatti è da queste parti. Sting. Tina Turner. Vediamo dove è. Eccola qua. Turner. Zucchero, l'ultimo che dobbiamo trovare. Zucchero. Eccoli, adesso andiamo a vedere la frase risultante. La musica dona. La musica dona alla vita in fi. Aspetta, non alla vita, energia, ok, ma infinita sarà stato? Infinta, però qua manca una I, infinita avranno voluto scrivere. Infinita energia perché ho in fe in ta. Quindi avrò voluto scrivere infinita. Sì, infinta hanno scritto, vabbè, infinita, ho capito, energia. Vabbè, comunque, donna la vita infinita. La completiamo noi, perché questa I l'hanno proprio completamente dimenticata. Energia. Vero, assolutamente d'accordo con questa frase. Allora, andiamo all'ultimo crucifasso, il 66, che è in aeroporto. Me lo ricordo. Allora, in aeroporto, vediamo un po'.
Aerostazione. Eccolo qua. In effetti l'aeroporto è un'aerostazione. Annuncio, già qua vedo autonoleggio, ma poi lo evidenziamo quando è il suo momento. Allora, annuncio. Annuncio, eccolo qua. Area gruppi. Area gruppi, quindi senz'altro c'è una doppia P. Eccolo qua. Area gruppi. Area. Gruppi. Area gruppi. Poi arrivi. Arrivi. Eccolo qui. Autonoleggio, l'avevamo già visto prima. Autonoleggio. Bagaglio, l'avevo visto. Eccolo qua. Facevo segno così, nel senso che l'avevo visto. Bagaglio, scritto in orizzontale. Biglietto, eccolo qua. Anche questo l'avevo già visto prima. Cioè l'avevo intravisto, poi faccio finta di non vederli. Check-in, eccolo qui. È che vi assicuro che io lo sono stampati e poi mi sono messa a farli qua nel video, perché è che sono abbastanza veloce. quindi magari uno dice se l'hai già guardati prima, invece no, perché sono abbastanza veloce. Decolli, DECOLLI. Infatti mi piace fare cruci puzzle perché, ma non tanto perché riesco a farli velocemente, mi rilassano e quindi li faccio molto volentieri. Display, eccolo qua. Tanto che chiacchiero, vedo anche le parole che ci sono da evidenziare. Gate. Ecco, quelli che fregano ovviamente sono quelli più corti, anche se questo l'ho già trovato, però a volte ci sono quelli piccolini che sono impossibili a volte da trovare perché. Imbarco. Allora, imbarco, eccolo qua. Imbarco. Informazioni. Informazioni. Eccolo qua. Informazioni. Negozi. Eccolo qui. NEGOZ. Negozi. Orari. Oh. Rari. Partenze. Pipipipipi. Partenze. Peso. Eh già, c'è il peso del bagaglio. Peso. Priority. Ristorante. Questo era anche abbastanza semplice, devo dire la verità, perché non mi sembra che ce ne fossero in, no, in diagonale. Vabbè, rotte. Allora, rotte. Ora dico le ultime parole famose, le ultime sono in magari sono in diagonale. Allora, rotte, rotte, rotte. Infatti, ROTTE, sbarco, sbarco, eccolo qua, sbarco, scali, slot.
Allora sarà qua. 8 slot, eccolo qua. SLOT. Perfetto. Andiamo a cercare la frase risultante. Allora, sia siate felici, siate felici. Siate felici e no, se potete viaggiare. Allora, siete degli amanti dei ruoli? Io non tantissimo, nel senso che viaggio, però in treno. Non lo so, è una questione mia. Se devo viaggiare in aereo lo faccio, ma l'ho fatto, lo faccio, lo farò, però non amo molto, non tanto il volo in sé, quanto tutto ciò che c'è intorno. Quindi devi arrivare, fare il check-in, fare i controlli, e pesa, poi lascia il bagaglio, ritira il bagaglio. Cioè, il volo in sé in realtà è molto veloce, ma tutto ciò che c'è intorno mi annoia un po'. Quindi preferisco salire col mio bagaglio sul treno, sistemarlo, partire. Sicuramente, certo, il viaggio in treno è molto più lungo, però non lo so. Vabbè, io non è che amo tantissimo viaggiare, specialmente se viaggio da sola, però vabbè, quando ci vuole, ci vuole, e quindi sono una di quelle che si porta magari l'inverosimile per far passare il tempo, che ne so, parole crociate, serie TV, mi scarico qualche serie TV sull'iPad, oppure un libro, oppure la musica, oppure non lo so, perché tante volte viaggio da sola. Eppure, tant'è, con le 4-5 ore di viaggio non mi passano più. Quindi, insomma, non è che amo tanti, anche perché mi metto a fare qualcosa e poi mi annoio subito, quindi non sono niente. Non lo so. Vabbè, comunque, ditemi un po' di voi. Amate viaggiare con quale mezzo? Cosa preferite? Volo, macchina, treno, pullman? Volete andare a piedi? Non lo so. Fatemi sapere qualcosa, così almeno ci conosciamo un pochino meglio. Perfetto, io vi ringrazio di essere stati con me e vi aspetto in un prossimo video. Ciao a tutti carissimi, ciao!